Ciao Giulio, buonasera. Buonasera a voi. Senti, siamo in Toscana, va tutto bene, bassa temperatura, quello che ti pare, eccetera. Però a noi piace la ribollita. Piace la ribollita. A me piace in particolar modo perché diciamo è il piatto dell'infanzia. Non a caso nel mio menu si chiama Per ricordare l'infanzia, rivisitazione della ribollita. Il piatto classico delle nonne, delle mamme, delle zie. E anch'io ho voluto inserirlo appunto nel mio menù in una chiave ovviamente moderna e diversa rispetto alla solita, inserendo la classica ribollita, fatta in maniera classica che sinceramente ho cominciato ora a farla perché ho aperto il ristorante, perché prima la nonna non me lo concedeva dicendo appunto che non veniva Come buona la come la faccio sua. io, non la fa Come la faccio nessuno. io, non fa nessuno, ho i miei segreti, giustamente, ed è vero. Io l'ho voluta inserire rivisitandola leggermente. Mettendola appunto dentro un tortello, quindi andiamo a creare un primo piatto un pochino più strutturato. Ecco, scusa se ti interrompo, Certo. perché una delle cose particolari del grigio veneziano è che sembra quasi di essere uno studio televisivo, in realtà c'è questa cucina a vista, siamo fra virgolette protetti, ma anche sfortunatamente isolati dagli odori della cucina, però è Ovviamente. giusto che sia così, e Certo. però si vede quello che viene preparato. Sì, possiamo notare quello che viene preparato appunto perché io voglio dare molta informazione. Sono prontissimo e apertissimo a chiunque voglia vedere il nostro modo di lavorare, la nostra tecnica, appunto. Che lavorare in questo momento di molto lavoro, Giulia, però. Lavora, sì, lavora lei al posto mio. Sì, infatti qui come possiamo vedere abbiamo la mia rivisitazione della ribollita, appunto come dicevo, per ricordare l'infanzia, fatta in maniera classica, messa dentro un tortello, condita con una leggera salsa al burro salato, accompagnata da un biscotto fatta con la bietola, o gli spinaci, o il cavolo nero, a seconda della stagionalità, quello che la nonna metteva dentro la ribollita, appunto. Un pochino di fondo fatto, un pochino di salsa fatta con l'osso del prosciutto e un pochino di fiori decorativi che vanno a dare quella sferzata in Senti, il tipo del più piatto modernità. che utilizzi? Che Il piatto è? piatto che utilizzo è un'ardesia, un piatto d'ardesia non trattata, quindi non laccata, ma resa proprio naturale, una pietra che a me piace molto, sinceramente. Diciamo, mantiene anche comunque il calore Mantiene del. molto il calore del piatto perché è un po' un effetto di pietra ollare, diciamo, per le cotture alla griglia. Perfetto. Senti, a quel punto a un cliente cosa gli suggerisci? Perché poi tanto ci va bevuto qualcosa. Certo, Ecco, il dobbiamo. tuo abbinamento, la tua idea di vino in questo caso qual è per questa Allora, in birra? questo caso io ci vedrei, non è un piatto molto grasso, è composto da tanti elementi, però non andiamo sul grasso. Abbiamo però un vino che secondo me è adatto per più piatti del mio menù, quindi per una buona selezione e scelta, un Riesling dell'azienda di Tiefenbrunner, che andiamo benissimo ad abbinare a questo piatto perché va a togliere quella leggera parte di grasso che può essere dato dal biscotto alla bietola, dalla salsa al burro salato. Quindi ecco, per ogni piatto comunque il nostro staff è pronto a pubblicizzare e consigliare soprattutto il vino giusto. Perfetto. Una delle tue tante idee, quindi. Una Va delle mie tante idee. bene, scopriremo le prossime nelle prossime puntate. Volentieri. Ciao Giulio. Ciao Armando, grazie.